La domanda che mi sono sempre posto sin dagli inizi di Clash Royale è: ma cosa succede se perdo la prima battaglia contro il campo di prova? Scopriamolo insieme. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Clash Royale. Finalmente siamo tornati nella rubrica del cosa succede se. Mi raccomando, per un prossimo video raggiungiamo i 6.000 mi piace. Consigliatemi qui sotto altri video da portare con cosa succede se, magari stranezze e bug. Oggi, come avrete letto dal titolo e dalla presentazione del video, vedremo cosa succede se perdo la prima battaglia contro il campo di prova agli inizi di Clash Royale, appunto, o almeno si può perdere la prima battaglia contro il campo di prova. Ma prima di cominciare, ovviamente saluto due di voi che hanno commentato sotto il video precedente con hashtag viva la campanellina, e saluto Tizia Gamer e Sam Pro Gamer 20. Mi raccomando, se anche tu vuoi essere tra i fortunati ed essere salutato nel mio prossimo video, commenta qui sotto con hashtag viva la campanellina, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche e lascia un bel mi piace sotto questo video. Ogni 3.000 mi piace sceglierò una nuova persona da salutare, però ovviamente dovrai essere tra i fortunati visto che ci sono migliaia di persone che commentano, però con un poco di fortuna potresti riuscirci anche tu. Ok ragazzi, eccoci qui spostati in game e come volete vedere ho iniziato proprio un nuovo account da capo. Come volete vedere qui, benvenuto a Clash Royale. Ok, andiamo avanti. Sfidante, completiamo prima qualche scontro di allenamento. Va bene. Ok, ci siamo. Distruggi le torri nemiche. Qui praticamente è proprio il tutorial iniziale. E nulla. Qui mi dice per forza di piazzare. Piazziamo tipo le frecce. Per il resto non voglio fare nulla. Vediamo se lui piazza qualcosa. Intanto io rimango qui ad aspettare e vediamo cosa succede. Allora, qui ci fa capire che dobbiamo piazzare forse per forza gli arcieri. Vediamo. Proviamo a piazzare gli arcieri così almeno non c'è sto tutorial che ci rompe sempre. E mi sa che qui dobbiamo aspettare un bel po'. Non piazza ancora niente, che palle. Proviamo a piazzare una fireball, va. Bah, le frecce. Nulla. A few moments later. Ok ragazzi, sono passati circa 3 o 4 minuti. La situazione, ovviamente vi ho tagliato tutto, La situazione è sempre la stessa. Non piazza neanche i goblin che solitamente il campo di prova piazza nei lati. Forse, da quel che ho capito, la battaglia principale, cioè proprio la prima in assoluto, quella del tutorial, è impossibile proprio perderla. Magari vinco un attimo questa e poi passo con la prossima battaglia, cioè la battaglia quando già sei nella schermata che devi avviarla tu, e vediamo lì cosa succederà. Quindi battiamo easy a sto tizio qua, maestro Iar, l'attenzione, e vediamo nella prossima cosa succederà. Mamma mia ragazzi, la proagine, battiamo il maestro Earl, siamo fortissimi. Ora siamo nella schermata principale di Clash Royale. Qui vabbè, ci dice di aprire il suo baule, lo gemmo anche, tanto poi sta account qui lo butto. Poi qui ci dice di potenziare il cavaliere. Ok, potenziamo il cavaliere e ora dobbiamo fare la prima battaglia generale, diciamo, dove qui possiamo fare tutto noi. Vediamo anche qui se succede qualcosa. Fammi vedere cosa sai fare. No, io non ti faccio vedere niente, voglio vedere tu cosa sai fare. Vediamo un poco. Intanto piazziamo tipo una fireball, le frecce a caso, e ora non ci resta che aspettare altro tempo prezioso della nostra vita. Vi terrò aggiornati. Ok ragazzi, ha piazzato un cavaliere. Attenzione, quindi ci procurerà tantissimi danni alla torre. Ti prego, piazza anche i goblin oltre al cavaliere, così magari ci butti giù la torre. No, no, soltanto il cavaliere, brutto bastardo. 950 di HP alla nostra torre. Quindi aspettiamo molto tempo, però non capisco, cioè... il campo di prova, no, maestro Ficova, è livello 1, però a livello 1 le torri non sono a 1400 di HP. Perché lui c'ha le torri 840 di HP? Comunque pur sempre un livello 1, comunque goblin che non ci procurano danni, vabbè. Aspettiamo. Altri goblin, attenzione, quindi procurano danni alla torre. E ok, perfetto, 850 di HP alla nostra torre. Mi sa
che dobbiamo aspettare ancora un altro poco. Intanto, giusto per, piazziamo gli arcieri per non illudere il sistema e magari per fargli capire che noi comunque vogliamo giocare. Strane idee, ma vabbè, facciamo così. Un cavaliere da quest'altra parte, attenzione, e quindi si vanno a pareggiare i danni praticamente. Però vabbè, normale. Abbiamo entrambe le torri comunque 850 di HP. E aspettiamo altro tempo. Goblin anche da quest'altra parte in pratica sta specchiando le mosse e i danni si vanno sempre a pareggiare. Tengo a precisare ragazzi che ovviamente ora farò un grande taglio di circa un quarto d'ora, 20 minuti in cui vi taglierò tutte le parti noiose dove ci sono sempre gli stessi goblin o cavalieri che attaccano la torre. No, si è interrotta la registrazione, che palle. C'ho la memoria piena. Vabbè, vi terrò aggiornati da qui comunque ragazzi, altri goblin anche di qua, poi vi terrò aggiornati, magari metto il telefono vicino allo schermo, comunque si è tolta la registrazione, ma calcolate che sto registrando da circa 20 minuti e quindi si è riempita la memoria sul telefono. Ok, goblin di qua e quindi ci andiamo a pareggiare le torri e le portiamo entrambe a 50 di HP. Quindi ora tecnicamente dovrebbe buttarle entrambe giù in pochissimo tempo. Intanto una bella fireball ignorante. Oh, attenzione, attenzione ragazzi, guardo anche io in live. Ok, torre buttata giù da parte del Goblin. Ora devono colpire anche la torre centrale. Qui passano gli anni. Ok, altri Goblin che buttano giù la torre. Attenzione, guardiamo il live, perfetto. E abbiamo entrambe le torri buttate giù. E goblin da quest'altro lato che procurano altri danni. Intanto io piazzo gli arcieri di qua. In caso succeda qualcosa, no, non dirmi che ho fatto la cazzata. Vabbè, al massimo se gli butto giù la torre non succede niente. Ok, provo un secondo a buttargli giù la torre. Vediamo cosa succede. Non dovrebbe succedere niente perché alla fine comunque è in vantaggio lui. Piazzo la sfera infuocata. Vabbè, qui mi ha scritto impari in fretta. Ok, sì, proprio in fretta. Siamo soltanto da 40 minuti, un altro poco contro il campo di prova. Altri goblin di qua e aspettiamo altro tempo. Ovviamente sempre goblin, giusto per tenervi aggiornati. E magari da ora in poi non vi farò vedere ogni volta che arrivano goblin, ma magari aspetto fin quando non arriva davvero in basso. L'aggiornamento, torre a 1550 di HP, altri goblin, io piazzo un bombarolo qui nel lato in modo da diciamo giocare un pochettino, anche se ora non procuro più danni, e aspettiamo ancora. Intanto la nostra torre è a 1400 di HP. 175, manca pochissimo, non so. Oh, attenzione, goblin, 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 goblin. Facciamo vedere in live. Dai, 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 dai. 25 di HP. Questo è da battaglia allo sbando, sta battaglia. Oh, dai, ti prego, piazziamo un bombarolo a caso. Potrebbe succedere qualcosa. Ok, dai. Ok, ragazzi. Ok, mi stava laggando la webcam. Mi lagga la webcam. Attenzione. Ok, abbiamo perso. Abbiamo perso, vediamo cosa succede. Vince? Nulla. Non ci fa perdere neanche i trofei, però credo di essere l'unico a perdere contro un campo di prova dopo 35 minuti di registrazione. Ottimo lavoro, Kazusan. Ben tempo perso. E niente ragazzi, perdi contro il campo di prova, non scendi di trofei, non succede praticamente nulla e ovviamente non vinci neanche il baule e quindi dice di rifare la battaglia contro il campo di prova. Io spero che comunque questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere se anche voi ci avete provato, se ci proverete, e comunque già per informarvi, per non farvi perdere tempo, non succede un bel nulla, ho perso 40-35 minuti della mia vita. Spero che il video vi sia piaciuto, un bel pollicione in su, semina mi piace, commentate qui sotto con hashtag viva la campanellina, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un bel mi piace per essere salutati nei prossimi video ogni 3000 mi piace. Seguimi sui social, Instagram e Telegram qui sotto in descrizione, anche il metodo per avere gemme gratis
lo trovate sempre qui sotto in descrizione. E niente ragazzuoli, qui da Casusani è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!